Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. La scorsa volta ne sono successe di tutti i colori, gli alieni che si trasformano e si rivelano quindi agli umani, o meglio, a Yamato più che agli umani in generale, ma insomma, abbiamo scoperto poi che la principessa non vuole assolutamente sottomettere l'umanità, ma anzi, pensa che umani e alieni, che loro, gli umani li chiamano Terran, possano coesistere insieme. E un alieno, tra le altre cose, è morto perché ha attaccato la principessa. E abbiamo anche pilotato un nuovo Megaton, il Megaton Maximus, che è agile, è veloce, però non mi è piaciuto molto il fatto che prendesse troppi danni. Vediamo oggi che cosa succede invece. Yamato ovviamente ha capito che sono alieni, ma perché mai dovrebbero volerci capire? Ma non farmi ridere. Ovviamente lui è arrabbiatissimo, voleva farli fuori tutti. Mi ricordava un po' Eren dell'Attacco dei Giganti che voleva sterminare tutti quanti i giganti. Lui vuole fare la stessa cosa. Ah, è professore, certo, perché è stato preso a bastonate, ovviamente. Che strano, mi sembra come se non vi vedessi tutti da un po'. Ok, quindi al momento lui non è sotto l'influsso alieno. Facciamo in modo che oggi sia una buona giornata per tutti. Cosa c'è che non va? Hai l'aria depressa? No, sto solo pensando a una cosa. Lei ha visto tutto quello che è successo. Quindi, beh, è un po' preoccupata. Non è da te lasciarti impensierire. Ora che ci penso, per caso sei qualcosa di Yamato? Sembra che non ci sia. Ovviamente, dice. Posso dirle quello che ho visto? Non possiamo riavvolgere il tempo e tornare indietro, ma possiamo fermare tutto il male che non c'è ancora stato. Questa è la principessa che parla. Fermare il male? Ma non farmi ridere. Hanno colpito per primi. Ora gli restituiamo il favore. È così che funziona qui sulla Terra. Mina. Mina è la sorellina morta per mano degli alieni. Kyoka? Che succede, Kyoka? Onestamente sono un po' confusa. Riguardo a cosa? Tu continui a non dire nulla, quindi deve essere complicato, ma io sono curiosa. Dimmelo chiaramente. In che rapporti siete tu e Asuna? Cioè, questa, di tutto quello che ha visto, un po' quello che è successo il giorno prima, l'unica cosa che le interessa è in che rapporti sono Yamato e Asuna. Io mi farei domande ben più gravi, tipo perché volevi pestare a sangue il professore? Ma lei ha altre priorità, è giusto così. Eccoli qua, va. Principessa e consigliere. È inutile, non accetteranno la pace. Abbiamo già raggiunto il punto di non ritorno. Qualunque sia la situazione, credo ancora di poterli convincere a perdonarci. Non dobbiamo permettere a noi stessi di essere così ignoranti e sciocchi. Ma la regina è convinta che le nostre due razze non si capiranno mai. Io credo che il popolo di Xidol e Terran possano vivere in armonia. Principessa Arshem, non c'è nulla che mi farà cambiare idea su questo. È la degna figlia di sua madre. Eh? Anche se avete idee diverse, entrambe non vi fermate davanti a nulla pur di raggiungere i vostri obiettivi. Ha la forza e il carattere di una vera leader. Sarzent. Io, Sarzent Evol, sarò sempre un suo fedele seguace, principessa Arshem. Ti ringrazio, Sarzent. Non serve, è un onore. Sono grato di essere a fianco di una persona come lei. Detto questo, principessa, la regina non approverà mai una simile idea. Questo è vero. Non mi resta altra scelta che reclamare il titolo di regina di mia madre. Quindi deve in qualche modo detronare la madre uccidendola? Cioè, come fai a reclamare il trono? Forse deve fare una qualche specie di prova. Intanto eccoci a Palazzo Reale. Abbiamo perso i contatti con la principessa Arshem. Ma non tema, mia regina, la riporterò indietro. Non badare a lei, distruggilo. Ora, maestà? Ti ho detto di distruggere il rifugio in cui Arshem si è infiltrata. Allora è ancora più urgente estrarla da lì. Forse non hai capito. Intendo distruggerlo proprio perché lei è lì. Lei è mia figlia, eppure mi si è rivoltata contro.
La prego di ripensarci. Bene, bene. Oh, se disobbedire ai miei ordini. Questo spiega tante cose. Si è affezionato alla piccola Arsham. Basta, l'odio, odio le spade, quindi lei odia i conflitti. Temo che non possiamo fermarci, deve imparare. Questi sono gli ordini della regina. Griefas, tu fai qualunque cosa mia mamma ti dica di fare. Ma non faccio anche quello che mi dice lei, principessa? Ma fai quello che ti dice lei prima di ascoltare me. Sì, ma mi perdoni, principessa. Principessa, per favore, non maltratti troppo il povero Griefas. Sarzant! Griefas ed io siamo leali cavalieri dediti a servirla. La proteggeremo anche a costo della nostra stessa vita. Ok, d'accordo. Sir Griefas ha servito la principessa fin da quando era solo una bambina. La sua esitazione è comprensibile. Ci permette di scegliere una strada più appropriata. Oh, e quale sarebbe? Impiegheremo una nuova veste da combattimento chiusa in metallo cella. Ma certo, immagino che Terran non sarebbero in grado di infliggerle alcun danno. Le bestie oscure sradicheranno e divoreranno i Terran. Allora pensateci voi. Sì, maestà! Allora, la faccenda qui si complica. Vogliono mandarci contro un mostro divora umani. Torniamo sulla Terra. Ok, quindi Asuna ti ha chiesto di aiutarla con uno strano molestatore quando è arrivato il prof Akamada. Le hai insegnato qualche tecnica di autodifesa? Sì. Se la sarà davvero bevuta? Ma lei ha visto quello che è successo? O meglio, è andata a casa un po' prima, ma non troppo. Ah, ok, pensavo che voi due aveste dei problemi di coppia come tra ragazzo e ragazza. Cosa? Oh! No, non credo, sai. Quindi anche tu sei stata scelta come pilota? Benvenuta nella squadra, recluta. Recluta? Non farmi ridere. Dimostrerò a tutti di essere la migliore a combattere. Diventerò la più brava in men che non si dica. Adoro le competizioni. Mi chiedo se una testa di rapa come te sarà in grado di capire tutta la roba tecnica. Testa di rapa, pensa per te. Come se aspirante idol ultraviziata fosse in grado di farlo. Chi hai chiamato aspirante idol? E poi non sono viziata, solo da 17 anni strepitosa. Non sono stupida solo per quei muscoli. Non puoi chiamarmi testa di rapa. Muscoli. Sì. Che succede con Jun? Mocha la sta facendo uscire completamente di testa. Davvero. Esagerati. Tutte le mie fantasie su quelle due sono andate in frantumi. Che fantasie avresti, piccoletto? Sono loro che stanno facendo tutto questo rumore, eh? Oh, Ryugo, devi fermarle. Mi dispiace, il loro litigio non è affar mio. E poi ho da fare. Lui è proprio un Sigma. Ma... Oh, controlliamo Ryugo? Devo sbrigarmi a tornare a casa. Ma ultimamente è molto preoccupato per me. Lui deve andare al giardino dei girasoli. Ah, quindi abita qui all'orfanotrofio. Aspetta, non è che non è... Forse lui la chiama mamma, però non è la madre, è solo una... che lo ha tenuto qui. Ciao Ryugo, oggi sei tornato a casa prima del solito. Oh, sì, ho una gran fame. Ultimamente torni a casa tardi, sicuro di non nascondermi qualcosa? Che dici? Certo che no! Non ti nasconderai mai nulla, ma... Prendi questo ciondolo, è un regalo del tuo defunto padre. Se sei là fuori a fare cose pericolose di cui non mi puoi parlare, tienilo con te. Oh, ma... Però mi pare strano che gli dia il ciondolo solo ora, cioè non doveva darglielo quando era morto il padre? Principessa Arsham, ma perché siamo venuti qui? Non ne sono ancora sicura. Fateci sapere quando siete pronti per ordinare, vi consiglio la tempura.
Portami qualcosa senza carne. Ah, pensavo che Kyoka non se ne sarebbe mai andata. Oh, accidenti. Mi sa che dovevo andare a Baia dell'Oblio, vero? Ma guarda, non ne ho idea. In futuro useremo occhio terrestre come vettore quando saremo in volo. Ah, lui già l'ha messo a operare. Funzionerà? Sì. La mia CPU può elaborare completamente i calcoli di bilanciamento del motore antigravitazionale di Ixia. Bene, ora, quando potremo iniziare? È possibile entro un mese? Sì, secondo le mie stime sarà sufficiente una settimana. Una settimana? È troppo, facciamo 5 giorni, ma prima non credo che... No, va bene, allora procedi. Analisi e caricamento dei dati della precedente battaglia in corso. Il programma tattico di Maximus ora è completo. E questo è Takumi che conosco. Sei fiero di me? Ora che mi dici del driver comportamentale? Applicando le idee di sistemi di controllo del driver comportamentale di Arthur nell'Hangar 2, ho studiato un metodo per far muovere Musashi e Maximus con una sola persona. E? Per il Musashi è fattibile, ma questo metterebbe a durissima prova il pilota. Ma allora ci servirà il pilota giusto? Esatto, tuttavia, per quanto riguarda Maximus, sarebbe meglio continuare con due piloti per massimizzare la mobilità. Davvero? Per gestire il ciclo di manovra del Maximus mantenendo la velocità, sì. È la scelta migliore. Fai attenzione, comincia a mettermi in ombra. Non mi permetterei mai. Nutro grandi speranze su di te, quindi continua così. Ancora un attimo. Ho trovato un progetto nell'unità di archiviazione del backup dell'Hangar. Dati di tracciamento interni? Hai craccato la password? Nemmeno io ero riuscito ad accedere. Sì, ho provato a metterla in mia data di nascita e si è aperto subito. Che bella coincidenza, eh? Cosa? Cioè, tu trovi un file protetto da password, che, la prima cosa che dici metto la mia data di nascita. Non credo funzioni così. A quanto pare abbiamo una nuova amica, dovremmo presentarci. Ah, certo, vuoi dire un nuovo pilota? Esatto, ora è nella sala simulazioni, perché non vai a incontrarla? Alcuni di noi sono piuttosto esaltati. Eh sì, beh, grazie. Ci credo. Ah, qui è l'episodio speciale, giusto? L'episodio secondario. Il segreto di Aoi. Tonki ha visto tutto. Oggi ho lavorato fin troppo. Che succede? Cosa c'è che non va? Gli Starfield tengono un concerto online stasera. Ah, era un urlo, mi sembrava più un terremoto. Gli Starfield? Non ne hai mai sentito parlare, signora Tendo? Sono un gruppo super popolare. Sono diventati famosi online non molto tempo fa, giusto? Sì, le attesissime 9 stelle che sono comparse dal nulla sulla scena di Megatube! Non hanno mai rivelato la loro vera età o i loro volti, ma hanno comunque mandato tutti in delirio. Sono tipo dei VTuber? Oh, non mi dire. Ma la musica che fanno è un po' troppo intensa per me. Questa è la parte migliore, il cantante riesce a cantare tutte le note con un tale controllo. Sai, anche io mi diletto un po' di enka tradizionali. Di che? Buonasera a tutti. Ah, lei è la protagonista? Oshino è di fretta come al solito, eh? Viene da chiedersi dove va sempre così di corsa. La misteriosa Aoi Oshino. Ma non c'è più l'audio? Ah, ok, no, mi sembrava strano. No, è lei. Aoi era uno dei membri dello Starfield, perché Aoi in giapponese significa blu e lei si chiama... Oh mamma mia, blu, ti stavamo aspettando. Siete pronti? Li faremo roccheggiare.
Anche se in realtà il collegamento che ho fatto è molto più semplice per capire cara lei. Ok, quindi non sono dei VTuber, ma tengono un concerto che prova in onda anche online. Bene, quindi la televisione è morta definitivamente nel 2100 e passa. Era anche... Ah no, a quanto pare no. Anzi, hanno ancora televisori vecchi. Sono tornati indietro invece di andare avanti. Blu, ti amo! Mi piace questa Blu, mi ha fatto emozionare, mi ha messo allegria. Sono completamente d'accordo. OMG, ieri sera è stato incredibile, solo a pensarci mi batte forte il cuore. Forse dovrei dare un'occhiata a MegaTube e caricare un video di me che canto melodie Enka. Oh, mi piacerebbe sentirti cantare. Devo cercare queste melodie Enka. Non è il momento per pensare a quello, torniamo al lavoro. Il cane ha visto tutto, ha registrato tutto. Quindi andiamo a Baia dell'Oblio. Allora, questi episodi extra sono un po' carini, ma nulla di troppo strano per il momento. È stato un colpo di fortuna, ricominciamo dall'inizio! No, santo cielo. Ok, d'accordo, ma vincerò di nuovo io. Eh? Questo significa che dovrei essere io a guidare il nuovo modello, eh? Non così in fretta, non hai ancora avuto nessuna vera esperienza sul campo. Questi stupidi giochetti sono molto diversi dagli scontri reali. Oh, ok. Allora potrò dimostrare di essere la migliore anche in un vero combattimento. Lei è la nuova pilota. Mi sa che ci sarà ancora più baccano da queste parti. Litigano come cane e gatto. Oh, santo cielo. È ora. Questo è un vero combattimento. Mostrami i risultati del tuo allenamento. Sì, signore. Di già? Beh, ma scusami. Che ti aspettavi che... se la prendevano comoda? Va a finire che loro due... Ecco. Per l'appunto. June e Momoka piloteranno Maximus insieme. Due piloti nel nuovo modello. Sul serio? E dai, non con lei! Sono d'accordo, non con lei. Io e Capitano Ibushi siamo stati i primi a far muovere Maximus, giusto? Dovremmo mantenere la stessa coppia per sicurezza. Spiacente di deluderti, ma il capitano non è in condizione di pilotare. Cosa? Perché no? Cosa, sei malato? Beh, io mi sono strappato la schiena. Ma che razza di scusa è mai questa? Oh, non riesco a sopportare la pressione del Megaton. Mi spiace, ma dovete entrare voi due là dentro. Non se ne parla. Dite pure quello che volete, ma io non voglio neppure che si respiri la mia stessa aria. Idem per me. Basta così, ne ho abbastanza di voi due. Sapete come dicono, il miglior rivale è quello che mi spinge a dare il meglio di me. Ecco, ora se per favore collaborate possiamo andare a distruggere qualche sederino di Draktor, giusto? Staranno bene insieme? Spero che riescano a manovrare Maximus sfruttando ciascuno i propri punti di forza. Sto cercando di capire se così facendo le prestazioni della macchina miglioreranno. Ed è per questo che ho messo in scena quel piccolo spettacolo. Era piuttosto ovvia come messa in scena. Uno strappo alla schiena. Di quello che vuoi, ma se la sono bevuta. Anche se ammetto che è un po' inverosimile per qualcuno dell'area così giovanile come me. A parte questo, saranno davvero in grado di coordinarsi? Solo il tempo ce lo dirà. Proprio la buttate là dentro, ho detto andate e fate. Di nuovo quei maledetti Draktor. Dovremmo semplicemente bastonarli, come sempre. Fai attenzione, è una linea sottile quella che separa la fiducia in se stessi dall'arroganza. Faro incontro è stato ricevuto, ora puoi affrontare le missioni del tesoro a 100 missioni. Ok, siamo pronti quindi a completare anche questo capitolo? Va bene. Mm.
Wow, ci sono un botto di missioni. Quindi Belva Nera. Maximus non può essere personalizzato e la sua forza aumenta con il rango del giocatore. Ah! 114.000, cavoli. È quasi più forte di Green Asa. Ci manca poco. Se salvo di altri 5-6 livelli, mi sa che supera. I nuovi piloti Jun e Momoka manovreranno Maximus. Si faranno a pezzi l'una con l'altra. L'idea viene da Duke, vuole vedere come combattono insieme. Allora dovremmo mostrare a quelle due come si fa, dare loro l'esempio, eccetera, eccetera. Bene, mostreremo loro che tutti i combattimenti fatti finora non erano solo per divertimento. Sì, non ne resterà in piedi neanche uno. Scusate, scusate, ero in modalità ristorante. In attesa? Bene. Ma non potevano semplicemente andare ai loro posti e basta. Boh, vabbè. Non serve. Bene, prima io. Pilota identificato, Jun Kirishima, sistema sbloccato. Va bene, non mi deludere, tesoruccio di un rogue. Ora sento tutta la pressione. È completamente diverso dal simulatore. Ma non posso tirarmi indietro. Attenzione a non fare confusioni con i comandi, novellina. Sta zitta. Posso farcela senza problemi. Pilota identificato, Yamato Ichidaiji. Sistema sbloccato. Spostamento verso la catapulta di lancio. Ah, era Reiji. Affronteremo le varie unità nemiche contro il rogue di classe Megaton. Quindi è grave la situa. Sarà noioso come al solito. Qui è fondamentale collaborare. Se mandano tutti e tre, c'è qualcosa di grosso. Qui c'è scritto qualcosa in inglese. Che cosa dice? Unità Handshake, Mode Active. Significa che il sistema di pilotaggio combinato è pronto all'uso. Lavorando insieme, voi due potreste portare Maximus a superare perfino Musashi. Figurati se lavoreremo insieme. Pensate a palleggiare il tennis o nel ping pong, il principio è lo stesso. Il Maximus è in grado di compiere manovre ad alta velocità quando viene pilotato in tandem. Devo palleggiare con Momoka? Ma io non voglio. Il sentimento è reciproco. Perfetto, possiamo andare allora. Let's go, Ski, fratelloschi! Ok, gente, pronti ad andare in scena? Oh yeah! Vabbè, non ce n'è per nessuno comunque. Dove sono? Dove sono? Oh cielo, chi è questo mo? Un Kabuto extra grande! Mamma mia! Wow! Mi ha fatto del grande male! Bravo, Tatino! Niente male! Aspetta però, allora! Impatto del bisonte, wow! Questa mi interessa molto provarla ora. Ah, ma anche loro si sono date da fare, eh! Vediamo un po' che combina questo, impatto del bisonte. Ok, è un pochino più lento, ma ha il suo perché. Bene. Allora, io non sto leggendo minimamente quello che stanno dicendo perché sono troppo impegnato a non prenderci troppi danni. Ottimo. Ha liberato l'aria, perfetto. No, sparavo dei colpi così, preventivamente. Ma c'è il mio preferito, quello che contiene gli scrigni. Vai, vieni qui, Tato. Dove scappi? Buono. Ok, installata una nuova mossa speciale, Assalto Colosseum. What?
Potrei mettere però... Allora, c'è il boss adesso. Però pensavo di mettere la spada che mi hanno dato nell'altro episodio. Quella è davvero forte, però mi sa che consuma molta energia. Quindi devo stare attento a come la uso. Forse, eh. Allora, questi palazzi mi danno un po' fastidio, quindi vorrei distruggerli prima di... Oddio, uno scorpioncino, che bello! Vai! Salutate il mio piccolo amichetto! Che è questo mo? Che è sta palla? Niente, non lo so, non l'ho vista neanche. Ma che cosa significa? Il nemico è cambiato in qualche modo? Non capisco. Questo è quello di cui parlavano prima! Mamma mia quanto è forte, ehi! Non gli ho fatto niente? A parte no, non gli stiamo facendo niente, è quello il punto. Siamo in trappola, eh beh sì. Aia! Ah, ora ci prende danno, va bene. Wow, curami! Sbrigatevi! Solo ancora un attimo. Sono dentro, mi sono collegato a un terminale generico a bordo del loro mech da combattimento. Ascoltami, Yamato. Quella macchina è fatta di un metallo speciale resistente ai nostri attacchi. Velivolo non identificato. Nome in codice Belva Nera. Lo registro come cacciatore oscuro. Tutto bene. Sei affaticata, vieni in infermeria a riposarti. No, sto bene. Wow. Ma perché ce l'ha con me? Vai da qualcun altro, per favore. Non so come attaccarlo in un'altra maniera perché non mi fa... Mannaggia, sottotiro no, eh. I nostri attacchi non funzionano! Ah. È inutile! Calma, ti chiamo, non agitarti! E quindi dovrei starmene semplicemente qui senza fare nulla? Reici, attento! Grazie per l'avvertimento, Jun. I ragazzi carini muoiono sempre giovani. Ma che discorso è da fare in questo momento? Mo non ci prende più danno. Ah, ci picchia. Non lo conosci neanche, lo chiamati Soruccio, va bene. Dobbiamo osservare la situazione prima. Ah, ok, ora ci riprende danno. Vabbè, però, ragazzi, cioè, decidetevi. Perché la cosa brutta è che quando ci sono questi dialoghi, il boss non ci prende danno, ma lui lo fa a noi, quindi è un po' strana la situa. Stanno prendendo di mira me? Ah! Oi oi! Stai bene, Ryugo? Prossima notizia, la cabina di pilotaggio è in fiamme! Aiutami, mamma! Non avevo mai chiamato la mia mamma prima d'ora, vero? Basta, mamma, fa male! Mi dispiace, mamma, ti prego, fammi uscire! Cos'è quello? Questi ricordi... La mia... Ma... No, non è vero!
Che anche a lui sia stata riassegnata una famiglia diversa è plausibile. Maledizione, siamo fritti! Yamato, riesci a sentirmi? Chi diavolo? Io sono Arshem, ti ricordi di me? Tu sei quella che ha posseduto Asuna. Sei entrata nei sistemi di Tonkyo o qualcosa del genere? Sì, ho preso in prestito il vostro dispositivo per inviare un messaggio. Che c'è? Ora vuoi prendere il controllo anche del mio ROG? No, ti prego, ascoltami, Yamato. Voglio aiutarvi tutti. Aiutarci, dici? L'unità contro cui state combattendo in questo esatto momento è fatta di metallo Scilla, una lega speciale che si trova solo sul mio pianeta natale. Ho paura che le vostre armi siano del tutto inefficaci contro di essa, ma c'è un modo per contrattaccare. Dovete renderla inutilizzabile. Ah, non mi fido neanche di una parola che esce dalla tua bocca. Sta a te decidere se credermi o meno. Che cosa hai? Riprendendo il discorso, quell'unità è molto forte ma è senza pilota. Le unità senza pilota possono essere disattivate distruggendo il loro cervello elettronico. E pensi davvero che io ti creda? Io credo in te. Tu credi in me? Con te ho come la sensazione che tra di noi possiamo capirci. Cosa diavolo? Di che stai parlando? E poi ti ho già salvato la vita una volta. Cosa? Per caso ti riferisci a... Bene, continua a parlare. Quel modello è controllato da 3 cervelli elettronici. Anche se ne distruggete uno o due, il terzo cervello ordinerà all'unità di rigenerarli. Rigenerarli? Allora cosa accidenti possiamo fare? Dico sul serio, che possiamo fare? Di questo passo siamo spacciati! Non penso che possiamo fare granché. Nessuno dei nostri attacchi funziona. Non possiamo neppure scappare, ci hanno tagliato fuori. Ce ne possiamo solo stare qui ad aspettare che ci finiscano. Ascoltate, gente, c'è una cosa che voglio provare a fare. Cosa? Vi sto mandando dati in questo momento, date un'occhiata. Cos'è questo? Attacchiamo questi punti nello stesso istante con i nostri 3 ROG. Nello stesso istante? Che senso ha? Di che stai parlando? Stai dicendo che conosci i loro punti deboli o qualcosa del genere? Non capisco, ma non ci rimane altro da fare. Wow, aspettate un attimo, non capisco! Stai dicendo di attaccare sui punti deboli contemporaneamente, giusto? Il nostro bersaglio sono i 3 cervelli elettronici che controllano le sue funzioni. Se li distruggiamo contemporaneamente, smetterà di muoversi e non potrà autoripararsi. Mi date gli spazi tra le sue articolazioni. Non è possibile, come fai a sapere tutto questo? E che succede se non facciamo nello stesso istante? Il cervello rimasto rigenererà gli altri 2 e la macchina continuerà a funzionare. Stando a questi dati, se sbagliamo anche solo di un secondo, falliremo. È impossibile, tutti nello stesso momento? Non possiamo tipo colpire tutti dopo aver contato fino a 3? Distruggere 3 cervelli elettronici nello stesso momento usando 3 ROG? Non è possibile! Se non ci proviamo non lo sapremo mai! Non dite stupidaggini! Nessun essere umano è capace di sincronizzare 3 attacchi per colpire tutti nell'arco di un secondo. Già, è un po' ridicolo, Yamato. Per sincronizzare un attacco simultaneo tra 3 ROG, dovresti calcolare la distanza, il tempo dell'attacco, il movimento del nemico. Tutte queste variabili devono essere pianificate e tenute in considerazione. Neppure Occhio Terrestre sarebbe in grado di dare comandi in modo così preciso. Un attimo, comandante Minami, posso avere l'autorizzazione a farlo? Cosa? Dovrei essere in grado di dire a tutti e 3 i ROG esattamente dove e quando attaccare il cacciatore oscuro. Non mi dire... È incredibile, Kota, puoi farlo davvero? Non ne sono del tutto sicuro, ma credo di sì. Per favore, comandante, fidatevi di me. D'accordo, proviamo. Ready? Let's fight! Sta diventando più forte?
Forse il suo istinto ha percepito che avevamo intenzione di ucciderlo? No, non ci prenderà. Mannaggia. Ok, ha fatto un grande male, eh. Bene. Inizia, Kota! Inizio del codice di sintonizzazione! E che diavolo è questo? L'ho inserito in una canzone per nasconderlo nel caso il nemico lo intercettasse. Questa canzone era un classico! Attaccheremo davvero con questa canzone? Andiamoci dentro! Oh, bene! Attenzione ora! Sincronizzi i miei sistemi d'arma con la canzone. Pronti? 3, 2, 1! Zero! Ora! Prendiamoli! Ce l'abbiamo fatta? Ha smesso di muoversi. Stavolta ci è mancato poco. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Recupero del Draugr. Immagino che vuol dire che si ritirano, per ora. In ogni caso, Yamato, sei riuscito a capire che dovevamo colpire tutti e tre i cervelli contemporaneamente. Sono impressionato. Per non parlare del fatto che sapevi anche esattamente dove attaccare. Non è merito mio. Io sapevo come combatterli soltanto perché me l'ha detto qualcun altro. Te l'ha detto qualcun altro? E chi? Un'assassina Draktor. Accidenti. Oh beh. È andata piuttosto... benino. Chi avrebbe potuto immaginare che il nemico nascondesse un'unità così potente? Questa volta forse ci è andata bene, ma non sappiamo come finirà la prossima. Proprio così. Esattamente, dobbiamo preparare delle contromisure in fretta. Inoltre, per rafforzare i nostri ranghi, abbiamo aggiunto un paio di nuovi rogue di classe Megaton. D'ora in poi potrete usare 3 unità. Wow. Ora quegli alieni non faranno più i loro comodi. Conto su di voi. Quell'accidente di aliena. Perché diavolo mi avrà aiutato? Cosa sta cercando di dimostrare? Diceva cose strane anche quando era Asuna. Asuna. Già, forse se parlo di nuovo con Asuna posso... Ma io direi che posso sviluppare modo nel laboratorio, va bene? Non è successo molto dal punto di vista di storia, ma ora abbiamo tutti i piloti che dovevano essere in grado di pilotare i Megaton pronti, abbiamo nuovi aiutanti, abbiamo affrontato un nemico davvero forte ora, e quindi la prossima volta probabilmente saranno tutti quanti così da ora in poi. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per aver seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!